So welcome, we have quite some time this afternoon to discuss an important topic. Quindi benvenuto a tutti, abbiamo un po' di tempo per esplorare l'argomento di oggi. And as I think you heard in the introduction about myself, I've been in the study and practice of Raja Yoga meditation for most of my life. Io sono stato a praticare questo tipo di meditazione, Raja Yoga, per la maggior parte della mia vita. And it's based on two main things. One is a knowledge and understanding of the self and of life. È basato su due cose principali, la conoscenza e la comprensione del sé e della vita. And secondly, learning the art of meditation, how to use your mind when. E secondariamente imparare l'arte della meditazione e utilizzare il tempo e l'energia bene. And when one enters the path of self-awareness and meditation, you make many discoveries. E quando si inizia un cammino di riscoperta del sé e di crescita del sé, si scoprono tante cose. And one of those is that just as there is a world out there, a universe out there, but also there is a universe inside every person. E una delle cose da scoprire è che così come c'è un mondo là fuori, un universo, allo stesso modo c'è anche un mondo dentro di noi. And in the outer universe, as you know, we have sun, moon, stars, planets, and so on. E come sapete, nel mondo esterno c'è sole, c'è la luna, ci sono le stelle. But within the inner universe, we have our thoughts, our beliefs, our attachments, our emotions, our perceptions. Ma nell'universo interiore abbiamo i pensieri, i sentimenti, le emozioni, gli attaccamenti. And I would say that inner space is much more vast than outer space. E direi che lo spazio interiore è molto più vasto dello spazio esterno. Every person is a world. Ogni persona è un mondo. And it's quite startling that how little attention we pay to the inner world in our daily lives. Ed è abbastanza incredibile quanto poca attenzione prestiamo al nostro mondo interiore nella vita quotidiana. And due to that lack of attention in daily life, sometimes we misunderstand life. E a volte, a causa della poca attenzione che prestiamo al mondo interiore, mal interpretiamo gli eventi della vita, la nostra stessa vita. And we raise questions such as, why does this particular thing always keep happening in my life? E magari facciamo domande tipo, come mai questa cosa succede sempre di nuovo nella mia vita? Why doesn't anything change in my life? Oppure chiediamo, perché nulla cambia nella mia vita? Yeah, look at my friend, look at my brother, look at my sister. So many good things happen to that person, that why not for me? Guarda la mia sorella, guarda il mio amico, guarda questa persona, perché tante belle cose succedono a loro e poche a me? Is it just the way it is? È perché è così? Who's deciding? Chi l'ha deciso? Why is it sometimes a person will do something which he or she knows is bad for him or her? Come mai una persona magari fa una cosa volontariamente che gli fa male? Why sometimes a person knows this is good for me, but I choose to not do it? E come mai a volte la persona sa che una cosa gli farebbe tanto bene, ma nonostante ciò non lo fa? So what's going on? What is the mechanism by which things happen in your life? E quindi che cosa sta succedendo? Qual è il meccanismo che seguiamo andando avanti nella vita? Are we simply like hamsters on a wheel? Siamo semplicemente come dei gricetti che corrono la ruota? Is it that things just happen in life and you have to deal with it? È che semplicemente le cose nella vita succedono e bisogna sistemarle?
There is a powerful sentence which I think is very meaningful for all of us. C'è una frase molto potente che penso che sia molto significativa per tutti noi. That is that life is not happening to you. È la vita non vi accade. Life is responding to you. Ma la vita risponde a voi. I think that deserves to be repeated. Life is not happening to you. Life is responding to you. La ripetiamo. La vita non ci accade. La vita sta rispondendo a noi. Which is good news. È una bella notizia questa. Because it means that I can change the things in my life if I choose to behave differently. Vuol dire che io posso cambiare le cose nella mia vita se decido di comportarmi in un modo diverso. Yeah. What do we mean by destiny? Why would we want to change destiny? Cosa intendiamo per destino? Cosa potremmo voler cambiare nel nostro destino? Yeah. In fact, perhaps instead of the word change, maybe the word improve is more appropriate. Magari invece della parola cambiare potremmo sostituirla con la parola migliorare. We all want more happiness, more peace of mind, more love, more respect. Tutti vogliamo più pace, più felicità, più rispetto. Correct? Vero? Yeah. I think all human beings, regardless of age, culture, nationality, wish to experience this in life. Penso che tutte le persone, al di là di età, razza, vissuto, abbiano gli stessi desideri nella vita. Si sente? But we find ourselves sometimes stuck in a pattern or a program which we can't change, then we may feel like a victim. A volte ci troviamo in uno schema dove ci troviamo un po' intrappolati e continuiamo a ripetere le stesse cose e poi finiamo per sentirci un po' vittime. The question arises, where does change start? E allora c'è la domanda, da dove inizia il cambiamento? Where is the button I need to press to activate a positive change process in my life? Dov'è il tasto che devo premere per attivare il cambiamento positivo nella mia vita? Does it start when other people change? Inizia quando cambiano gli altri. Are you waiting for somebody to change so your life is better? State aspettando che qualcuno cambi perché la vostra vita migliori? So who's responsible? Quindi chi è responsabile? Yeah, I am responsible. Io sono responsabile. But also within myself, where does change? Però all'interno di me stesso, da dove inizia il cambiamento? So today we're going to explore some of these aspects of the inner universe and to see where is the button I need to press to begin the change process. Quindi vorrei esplorare insieme a voi l'universo interiore e andare a scoprire dov'è questo bottone, questo tasto da premere per cambiare. Okay, so I'll be sharing a few ideas on the board. We'll maybe have little small group discussions as well. Scriviamo qualche cosa sulla lavagna e magari facciamo qualche condivisione a piccoli gruppi. So you're happy to play the game? Siete contenti di partecipare al gioco? Yes. Yeah, any kind of new learning requires one to a little bit step outside the comfort zone. Qualsiasi tipo di apprendimento richiede un pochino di coraggio per uscire dalla zona di comfort. And that's part of growing. It's all part of growing. E fa tutto parte della crescita. Okay, so let's start with a few simple ideas and then take it further. Iniziamo con qualche idea semplice e poi andiamo avanti. So with regard to the way people relate to life, generally, I find there are three groups. Il modo in cui le persone si rapportano alla vita, io di solito vedo tre gruppi. Yeah. Well, I used to work in central London some years ago. Qualche anno fa vivevo a
Londra, al centro, sì. Londra. As usual, you go into the office and you say to your colleagues, "Hello, good morning, how are you?" E si va in ufficio, si dice ai colleghi, "Ciao, come va? Buongiorno." And most people say, "I'm surviving." E la maggior parte delle persone risponde, "Sopravvivo." And so many people have this approach to life, that life is something to survive. E molte persone quindi hanno questo approccio alla vita, che la vita è qualcosa a cui sopravvivere. That I manage to get through life, so that's success. E quindi se riesco a attraversare, no, gli eventi, allora sono già di successo. But I would think just to survive, is that good enough? Però mi viene da pensare, sopravvivere è abbastanza? Survive is what a tree may do or a plant may do. Sopravvivere è qualcosa che potrebbe fare un albero o una pianta. We are human beings. Ma noi siamo esseri umani. We have consciousness. Abbiamo coscienza. Creativity. Creatività. We can change perspective. Possiamo cambiare prospettiva. We can change our relationship with life. Possiamo pure cambiare la nostra relazione alla vita, con la vita. Mostly when we want our lives to improve, we look to make the changes outside. Nella maggior parte dei casi, quando cerchiamo di cambiare qualcosa nella vita, il cambiamento lo proiettiamo verso l'esterno. You may say, "I have too much stress, I must change my job." Tipo, c'è troppo stress, mi sa che cambio lavoro. "Too much stress, I must change where I live." O c'è troppo stress, magari cambio, faccio un trasloco. "Too much stress, I must change my husband or my wife." O cambio marito, o cambio moglie. This may work for a short time. Può funzionare per un pochino di tempo. But in fact, real change and improvement in life happens when that change takes place from the inside. Ma di fatto il vero cambiamento e il miglioramento nella vita succede quando c'è un cambiamento interiore. The next group up, which is a smaller group, is people who exist. Il successivo gruppo, che è un gruppo più piccolo, è fatto di persone che esistono. So people who exist, they go through the daily life experiences. Sono quelli che vivono le esperienze quotidiane. You succeed, you fail, you are praised, you are criticized. You go through all these different experiences. Ci sono successi, fallimenti, vedi criticati o lodati. Uno attraversa tutte queste esperienze. But when you exist, the way you feel is based upon what is happening outside of you. Però il modo in cui uno esiste e il modo in cui uno si sente sarà basato su quello che sta succedendo là fuori. So if something good is happening, if you're successful, you feel very good. Quindi se qualcosa di bello succede, se qualcuno ti tratta bene, ti sentirete bene. If something is not going you like it, or if somebody is not behaving as you like, you feel bad. Se qualcosa di brutto succede, se qualcuno non si comporta come a voi piace, non vi sentite bene. So in the existing stage, my emotions and moods go up and down according to what is happening around me. Quindi in questo livello di esistere, lo stare della persona sarà su e giù a seconda di cosa succede là fuori. It's like your emotions are in a pinball machine. Your emotions are bouncing around from what this person said and what happened here and this didn't happen. So no control over the way I feel. Quindi le emozioni vanno da qua, da dappertutto e non c'è nessun controllo interiore. In the smallest group, and I think we are interested to be in this group. È il gruppo più piccolo tra tutti, e penso che tutti noi siamo interessati ad entrare in questo terzo gruppo. It's people who actually live. Sono le persone che di fatto vivono. What does it mean to live? Ma che cosa vuol dire vivere? Live means, yes, you go through all the different daily life experiences.
vuol dire sì, fai tutte le esperienze della vita quotidiana. Sometimes you succeed, sometimes you fail. A volte c'è successo, a volte fallimento. Sometimes you are criticized, sometimes you are praised. A volte qualcuno ti critica, a volte ti lodano. Sometimes you are center of attention, other times you are completely ignored. A volte siete al centro dell'attenzione, a volte vi ignorano completamente. So you pass through those experiences, but uno attraversa tutte queste esperienze, però but the way you feel is in your hands. Però il modo in cui voi vi sentite sta nelle vostre mani. You have decided my peace of mind, my happiness are my personal property. Property. Uno ha deciso la mia pace della mente, la mia felicità sono una mia proprietà. It's like you've made a contract with yourself. È come se uno avesse fatto un contratto con se stesso. I will not give up my peace of mind and my happiness for anyone or anything. Non lascerò andare la mia pace o la mia felicità per niente o per nulla, per nessuno o per nulla. And even when you face adversity or resistance or challenges. E anche quando uno affronta delle avversità, delle sfide, difficoltà, you use all of that actually to make you stronger. Riesce ad usare tutte quelle cose per diventare ancora più forte. You use that to make you grow. Lo usate per crescere. All of this depends upon how you choose to see things. E tutto questo dipende da come decidete di vedere le cose. This is largely what changes your life is when you change the way you see things. La cosa più grossa che fa sì che uno cambia la propria vita inizia dal cambiamento di come vedo la vita. Let's look at what we mean by destiny. Vediamo un attimo cosa intendiamo per destino. Is destiny something somebody has written and throws at you? Il destino è qualcosa che qualcuno ha scritto e l'ha lanciato addosso? It's a bit like this. Let's say this is you here. Mettiamo che questo siete voi. And there is one basic law or principle in life. C'è una legge base di principio nella vita. Which is really essential to understand. È molto importante comprendere. And that's called the law of cause and effect. La legge di causa effetto. Also known as action reaction. Anche conosciuta come la legge di azione e reazione. Also known as choice and consequence. Anche conosciuta come scelte e conseguenze. So in the past, it could be yesterday, it could be some years ago, you created a cause in your life. Quindi nel passato, può essere stato ieri o ancora prima, avete creato una causa. A cause. Cause. Sì, una causa. Cause means you did an action, any action. Ovvero avete fatto un'azione, una qualsiasi azione. So when you do an action or you speak any words, it's like you are sowing some seeds into the ground. Quindi quando fate un'azione o quando parlate delle parole è un po' come seminare dei semi per terra. And those seeds in the ground at some point will germinate, create a tree and there'll be some fruit. E quei semi seminati per terra un bel giorno germogliano, iniziano a crescere, diventano una pianta e porteranno un frutto. So there are some actions all of us have done in the past which have not yet come into fruition. E ci sono delle azioni che tutti noi abbiamo fatto in passato che ancora non hanno portato frutto. And those we can call as the effect. E quello, il frutto, possiamo chiamare l'effetto. Causa, effetto. We created a cause and the effect is yet to come. Abbiamo creato causa e l'effetto deve ancora rivelarsi. So the effects waiting to come to me, that's called destiny. E quindi l'effetto che ancora deve arrivare è quello che chiamiamo destino. In fact, I create my destiny, not another person.
di fatto sono io che creo il mio destino, non lo fa un altro per me. And this is also what we call as luck. È anche quello che a volte viene chiamato fortuna. Sometimes we say this person has some good luck or this person has some bad luck. A volte si dice che è una persona molto fortunata, a volte si dice che uno è sfortunato. But what is luck? Ma che cos'è la fortuna? It's not some force or energy which comes from somewhere else. Non è una forza o un'energia che arriva da qualche altra parte. No, in fact, I create my own luck. Di fatto sono io a creare la mia stessa fortuna. Based upon the actions which I choose to perform. Basato sulle azioni che io avevo a suo tempo scelto di fare. We also call this as my fortune. A volte lo chiamiamo anche la mia fortuna. And this this makes us very responsible for our own lives. In this sense? This makes us responsible for ourselves. Questo ci rende responsabili di noi stessi, della nostra vita. And let's say in my life now there are certain circumstances which I'm not so happy with. E mettiamo che nella vita oggi ci sono delle circostanze con le quali non sono molto contento. Right. Or the more common thing, maybe there is a relationship or some relationships in my life which are giving me maybe some anguish. O mettiamo che ci sono delle relazioni nella mia vita che mi causano angoscia. And usually it happens in close family relationships or sometimes at work. E questo di solito succede nelle relazioni più intime, in famiglia o al lavoro. And you think, how can I change this situation? E uno si chiede come faccio a cambiare questa situazione. This person seems to be giving me a lot of anguish and I want this to change. Questa persona sembra di darmi tanta angoscia e vorrei che cambiasse. Well, as I mentioned earlier, a lot is connected to the way you see things. Come dicevo prima, molto è connesso con il modo in cui vedete le cose. So let's do this. Quindi facciamo questo. Do you see? Cosa vedete? Un fiore. Un vortice. Un vortice. Una spirale. 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 Some people say a thumbprint. Alcuni dicono l'impronta. Some people say a snail shell. Alcuni vedono la concia, sì? Non mi ricordo il nome dell'animale. La lumaca. No, il nostro centro di equilibrio, our center and balance. Okay, so you gave some interesting ideas. Quindi siete venuti fuori con delle idee interessanti. Some creative ideas. Anche creative. Right, about what this may represent or what this could become. Cosa potrebbe rappresentare o che cosa potrebbe diventare. However. Tuttavia. There is a big however. C'è un grande tuttavia. All your answers were about this. Tutte le vostre risposte riguardavano quello. Nobody said there's also this white, clear, available, open, empty space as well. Nessuno ha detto che c'era uno spazio bianco intorno, tutto libero. Your eyes immediately went to this. I vostri occhi subito sono andati verso quello che ha disegnato. I did not ask, what did I draw? Non vi ho chiesto cosa ho disegnato, eh? I asked, what do you see? Vi ho chiesto cosa vedete. Yeah. So although you were aware of all of this,
did not pay attention to it. E quindi anche se eravate consapevoli di tutto l'insieme, non ne avete prestato attenzione. It's the same with life. E lo stesso vale per la vita. As you go through life, there are many, many things come in front of you. Man mano che attraversiamo la vita, ci sono tante cose che si presentano davanti a noi. People, situations, crisis, opportunity, difficulties, chances, many things are in front of you. Persone, situazioni, crisi, sfide, opportunità, tante cose si presentano. Question is, what does the eye of your mind choose to see amidst all of those things? La domanda è, che cos'è che l'occhio della vostra mente decide di vedere tra tutte queste cose? Whatever you are choosing to see with your mind is what you are giving energy to. Quello che sceglierete di vedere, di prestare attenzione con l'occhio della mente, sarà quello a cui darete energia. That's what you are giving life to. E state dando vita a quello. Your destiny, which means your the story of your life and your situations. Quindi il destino, ovvero la storia della vostra vita o delle vostre situazioni, is the result of your actions and your behavior. È il risultato delle vostre azioni e del vostro comportamento. Hope you can see this. And your actions or your behavior is largely driven by the way you feel. E le vostre azioni e il vostro comportamento in buona parte sono stimolate da quello che sentite. Come ci feel? The way you feel, yeah. Il modo in cui sentite. Most people behave based upon what is driving their feelings. La buona parte delle persone si comportano sulla base dei loro sentimenti. A person will do something they intellectually know is wrong. If even they feel like doing it, even though they know it's wrong. Tante persone fanno la cosa che intellettualmente sanno che è sbagliata, se sentono di farla. Ci capisce? Fanno una cosa se sentono di farla, anche se hanno capito che è sbagliata intellettualmente. I believe human beings are emotional beings well before they are rational beings. Penso che gli esseri umani sono esseri emozionali, emotivi, molto prima di diventare esseri razionali. The way you feel is being driven by what you see. E il modo, e quello che sentite si basa su quello che vedete. In other words, by your vision of things. Ovvero si basa dalla visione che avete sulle cose. Therefore, it is said, jesi api drishti, vesi api srishti. Which means, as is your vision, so is your world. Così come la vostra visione, uguale sarà il vostro mondo. And if you want to change your life, e se volete cambiare la vostra vita, it starts by changing the way you see your life. Questo inizia dal cambiamento del come vedete la vita. If you want to improve any situation in your life, se volete migliorare una qualsiasi situazione nella vita, the starting point or the button is this. Il punto iniziale o il tasto è proprio questo. That is, I change the way I see the situation. Cambio il modo in cui vedo la situazione. I begin to give new and higher meaning to the situation. Inizio a dare un nuovo significato e un significato più elevato alla situazione. Remember, as human beings, as human souls, every thought you have emits a vibration. In quanto esseri umani o anime umane, ogni pensiero che avete emette una vibrazione. That vibration will either make that situation stronger as it is, or it can change the situation. E quella vibrazione che voi emettete o rende la situazione più forte così com'è, o apporta un cambiamento. For example, think of some person in your life
you find a bit difficult. Pensate per esempio a una persona nella vostra vita che trovate un po' difficile. Do you have one person like that? Avete una persona così? Is that person here? È qua? No. Is that person sitting here? So if you, in your mind, if you label that person as difficult person, se nella vostra mente mettete l'etichetta su quella persona che dice persona difficile, and if every time you think of that person you think here is Miss Difficult or Mr. Difficult, then you're strengthening that situation. E se ogni volta che vi viene in mente quella persona, vi viene in mente eccola qua la signora difficile o il signor difficile, state rafforzando questo vostro approccio. Things will never change. E le cose non cambieranno mai. Because you are giving energy to strengthen that dynamic in your life. Perché state dando energia per rafforzare quella dinamica della vostra vita. For a person who is, let's say, spiritually unaware, per una persona che spiritualmente non consapevole, a person will say, when she changes, then I'll be more happy. Dirà, quando lei cambierà, io sarò felice. Now, when she is more respectful to me, then my life will be better. Quando sarà più rispettosa nei miei confronti, la mia vita sarà molto migliore. When he decides to drop his ego, then they'll be in paradise at home. O quando lui deciderà di lasciare andare il suo ego, qua sarà paradiso. The reality is you end up waiting forever. Ma la realtà è che finirete per aspettare per sempre. So in our study we say, don't be the effect, be the cause. E qua nel nostro studio noi diciamo non essere l'effetto, sii la causa. Be the cause and cause, and be the cause which creates change, which creates an effect. Sì, la causa che crea il cambiamento, crea l'effetto. How does that happen? Changing your vision of the situation. E come funziona? Cambiando la visione della situazione. Now, bring into your mind the person you find difficult. Allora, portate alla vostra mente la persona che trovate difficile. Right, you may close your eyes if you want. Potete anche chiudere gli occhi se volete. There is that. There's the face of the person you find difficult. Ed eccolo lì, il volto della persona che voi trovate difficile. And maybe you found this person difficult for maybe weeks or months or years. Magari l'avete trovata difficile per settimane o mesi o anni. Now let's change the label. Proviamo a cambiamo l'etichetta. Take off the label of difficult person. Toglietegli l'etichetta che dice persona difficile. And instead stick a new label there. E invece attaccateci un'etichetta nuova. Write on that label. E scriveteci su. My teacher. Il mio insegnante. And that changes the game. E qua cambia il gioco. And you ask yourself, what do I have to learn in this particular relationship with this particular person? Quindi chiedetevi, che cosa devo imparare in questa particolare relazione con questa persona particolare? Just reflect on that for a moment. E rifletteteci su per qualche momento. What is there for me to learn in this particular relationship? In questa relazione in particolare, che cosa c'è per me da imparare? Can I grow as a person in this particular relationship? Come posso crescere come persona in questa relazione particolare? What is this teaching me about myself? Che cosa mi sta insegnando di me stesso? In which area do I need to pay more attention to myself? In che area o in che aspetto devo prestare più attenzione a me stesso? So I choose not to focus on what
I don't like about this person. Quindi scelgo di non prestare attenzione a quello che non mi piace della persona. Instead I choose to focus on how I can grow in this situation. Ma scelgo di focalizzarmi su come posso io crescere in questa relazione, in connessione con questa persona. So what we're doing is we are reframing the situation. Stiamo ristrutturando la situazione. You can do this with people, also you can do circumstances and situations. Si può fare con persone, come si può fare anche con circostanze o situazioni. What we're doing is we are recontextualizing the situation. Stiamo ricontestualizzando la situazione. When you change the context of something, you change what it means to you. E cambiando il contesto di una cosa, stiamo anche cambiando il significato che diamo alla cosa. If we say that life is a school, se diciamo che la vita è una scuola, then who are we? Allora noi chi siamo? Students, yeah. If life is a school, if we are students, who are the teachers? Se la vita è una scuola e noi siamo gli studenti, chi sono gli insegnanti? Tutti. Everyone, yeah, but especially the difficult people. Tutti, sì, ma specialmente le persone difficili. So now we have changed our vision. I don't see that person as difficult, now I see this is my teacher. Quindi abbiamo cambiato la visione, non vedo la persona come difficile, ma la vedo come un mio insegnante. And the thing is, do not focus on the teacher, focus on the teaching. E quindi il trucco è non focalizzatevi sull'insegnante, ma focalizzatevi su quello che insegna. If you think, if you consume yourself with what you don't like about someone, you generate anger, stress, bitterness, resentment. Se voi vi consumate pensando a quello che non vi piace di qualcuno, svilupperete rabbia e risentimento. Instead you ask, okay, this is the situation, I'm finding it difficult, it's challenging, but what do I need to learn about myself here? Invece potreste dirvi, questa è la situazione, la trovo un po' difficile, però ci sarà un insegnamento. Cos'è che posso imparare di me stesso? In the school of life, what is the subject? E nella scuola della vita, qual è la materia? It is the highest of all learning. Che è il più alto di tutti gli apprendimenti. And that is the study and the research of virtue. È lo studio e la ricerca delle virtù. That's what we need to focus on. Ed è quello su cui ci dobbiamo focalizzare. So in a particular relationship with someone you find difficult, maybe you need to work on more tolerance. E in una relazione che magari voi trovate molto difficile, forse vi tocca lavorare sulla tolleranza. Yeah. Well, let's say there's somebody who's always criticizing you. O mettiamo che c'è qualcuno che vi critica in continuazione. So what do I need to work on there? Quindi che cos'è che devo lavorare lì? I need to work on developing more self-respect. Devo lavorare su sviluppare più autorispetto. Let's say there's a person who their attitude and their words is giving you sorrow. Mettiamo che c'è una persona che con la sua attitudine e il suo comportamento mi sta dando sofferenza. Someone who's a bit insulting, a bit condescending. Un po' uno che è un po' insulta, che è un po' accondiscente. I need to work on internal stability, emotional stability. Lì devo lavorare su stabilità emotiva, stabilità interiore. I need to practice to not take sorrow from anyone. Devo praticare di non prendere sofferenza da nessuno. Opportunities to learn and grow
are there every day for us. Le opportunità per imparare e crescere ci sono per noi tutti i giorni. Life is a classroom. La vita è un'aula. But only if I consider myself to be a student. Ma solo se io mi considero uno studente. I find some people, they go through life always fighting and battling with life. Ci sono persone che attraversano la vita battagliando, litigando, lottando. Every time you meet them and have a coffee with them, same old complaints again and again and again. E ogni volta che li incontrate per un caffè, stesse lamentele, stesse conversazioni rabbiose. Nothing really changes for them. E per loro non cambia mai niente. And they tend to remain emotionally and spiritually immature. E tendono ad essere emotivamente e spiritualmente immaturi. But other people, ma altre persone, each time you meet them, they seem to be growing. Ogni volta che li incontrate sembra che stiano crescendo. They seem to be on some kind of inner journey. Sembra che stiano in qualche viaggio interiore. Maybe you meet them, they are maturing, they are developing, they are evolving as human beings. Ogni volta che li incontrate stanno sembra che stiano evolvendo, crescendo, andando verso l'alto. Spiritually and emotionally, they are on this journey. Spiritualmente ed emotivamente sono in un percorso come questo. What's the difference between these two people? Qual è la differenza tra le due persone? The difference is vision. È la visione. Difference is the way of seeing the situation. Ovvero il modo in cui vedono la situazione. And this raises or reminds us of a very important principle. E questo ci ricorda di un principio molto importante. You may not be able to control what comes in front of you. Che magari non si può bene controllare quello che ci arriva davanti. But you can control how you wish to see it. Ma potete controllare come scegliete di vederlo. You may not be able to control what life is bringing in front of you. Magari non potete controllare quello che la vita vi porta davanti. But you can control and choose how you want to receive it. Però voi potete controllare e scegliere come riceverlo. And it's your vision and your attitude which changes your circumstances. Ed è la vostra visione e il vostro comportamento, attitudine che cambia le circostanze. But the question arises still. C'è un'altra domanda. Do I really want to change? Voglio veramente cambiare? Do I want to change my situation? Voglio cambiare la mia situazione? Are you sure? Siete sicuri? What generally I find happens is consciously we say, yeah, I want change. I want this situation to change. Quello che trovo di solito è che uno dice sì sì voglio il cambiamento, voglio che la cosa cambi. But subconsciously, below the surface, I am still holding on to it. Ma sotto, nel subconscio, sotto la superficie, dentro, sto ancora aggrappata alla cosa. One part of me wants change, but another part of me is holding on. Un lato di me vuole il cambiamento, ma un altro lato lo tiene. That's why we find, I don't know why my situation is not changing, but I can't see, I'm holding on to it. E per questo, no, a volte ci chiediamo come mai la cosa non cambia, perché non vediamo che stiamo ancora aggrappati alla cosa. It's like the example of a bird which is on a branch. Come l'esempio di un uccellino che sta su una, un ramo. It's flapping its wings furiously to take off. Apre le ali velocissimo, no? Per salire, cioè per partire in volo. For some reason it's not flying, although it's flapping its wings, it's not taking off. E per qualche motivo non vola, anche se muove le ali. I can't understand why I can't fly. E non riesce a capire come mai non vola. It doesn't see its feet are holding the branch. E non vede però che con i piedi è ancora aggrappato al ramo. And in fact it says the branch is holding me, the branch is holding me. E poi dice il ramo mi tiene giù. The
And I speak from personal experience. Sto parlando da un'esperienza personale. Where if something isn't changing, it's not because of circumstance, because on some level I want it to stay the same. È perché a volte, no, quando le cose non cambiano, è perché a un livello interiore, nel subconscio, no, veramente non vogliamo che cambi. Talking of the bird, it just reminded me of a little story. E parlando dell'uccellino, mi viene in mente una storia. It's the story of a bird which, as you know, likes to fly and enjoy its freedom in the skies. Ed è sempre una storia di un uccello che, come sapete, piace volare e esplorare i cieli. Where do birds belong? A dove appartengono gli uccelli? The sky. Al cielo. And one day a man caught this bird and he put it in a cage. E un bel giorno c'era un signore che ha catturato l'uccello e l'ha messo in gabbia. In his house. In casa sua. Because he liked to look at the bird. Perché gli piaceva guardare l'uccello. The bird was very unhappy. L'uccello era molto infelice. It tried to break free, but it could not break out of the cage. Ha fatto di tutto per uscire dalla gabbia, ma non riusciva a uscirne. Yeah. And so then it was like his heart was broken. E aveva il cuore rotto. And one day, quite some time later, the man was cleaning the cage. E un bel giorno, un bel po' di tempo dopo, il signore stava pulendo la gabbia. And his phone rang and he took the call. Il suo telefono ha squillato e lui è andato a rispondere al telefono. And he forgot to close the cage door. E si è dimenticato di chiudere la porta della gabbia. So now here was the bird. E quindi eccolo qua, l'uccello. Here is freedom. E di là la libertà. The door. La porta aperta. What did the bird do? Cosa ha fatto l'uccello? It stayed there. The bird did not go out. Non è uscito. Yeah. Why? Perché? This is a bird, by the way. Because the bird had made the cage, the prison, into its new home. Non è uscito perché ha reso la gabbia la sua nuova casa. Initially, the bird was uncomfortable in the cage. Inizialmente era molto scomodo nella gabbia. But after some time, it became comfortable with its discomfort. Ma dopo un po' ha provato comodità nella scomodità. In fact, it started decorating the cage. E addirittura ha iniziato a decorare la gabbia. Put up a picture over here. Ha preso un quadro. A nice sofa here. Ci ha messo un sofà, un divano. Lampshade over there. A what? Lampshade. Una lampada. Yeah, like a coffee machine over here. Which means what initially was a prison, it made into the home. E vuol dire che quello che inizialmente era una prigione è diventata una casa. So someone may say to the bird, "Hey, little bird, you can be free. You can fly now." Qualcuno potrebbe dire all'uccello, guarda uccellino, sei libero di volare via adesso. Come on, bird, change your destiny. Dai, cambia il tuo destino. Nothing is stopping it. Non c'è niente che ti ferma. It stays there. Però lui ci rimane. It has forgotten how to fly. Si è dimenticato come volare. It has forgotten it is a bird. Si è dimenticato che è un uccello. And he thinks, if I go out, maybe I will die. E pensa, magari se esco potrei morire. And in a way, this is what happens to people. E in un certo senso è quello che succede alle persone. Our real nature as human souls is peace, is love, is freedom, is joy. La nostra vera natura in quanto anime è la pace, è la gioia, è la libertà, è l'amore. What happens is we get used to certain dynamics in life and then we attach ourselves to them. Però ci abituiamo a certe dinamiche nella vita e poi ci attacchiamo a quelle. So then one part of me does say, I want to
rent free. Another part of you says, want to do rent. Another part of me says, hold on. Let me quit, fancy. E quindi da un lato potrei canzoni al mondo free, voglio diventare libero, o però dall'altro lato non lo voglio. Maybe it should be I want to break free but not yet or not that much. Oppure mi dico voglio diventare libero ma non ancora, tra un pochino. So to really bring about change, there are certain elements I have to address in myself. Quindi se voglio apportare un cambiamento o del cambiamento ci sono alcuni elementi che devo approcciare. In other words, in the inside I have to be ready for change, then the outside necessarily changes. Necessarily? Certainly changes, definitely changes. Okay. Quindi devo essere pronto dentro al cambiamento e poi sicuramente l'esterno riporta il cambiamento. So what has to change, what point do I need to reach on the inside in order to really make a change? Quindi, che cosa devo raggiungere qua dentro in modo che il cambiamento arrivi all'esterno? So here is the formula for change. Oh, qua c'è la formula per il cambiamento. Are you ready for this? Siete pronti? Right. The change happens. Change happens when il cambiamento succede there it is, that's the formula for change. Ecco la formula per il cambiamento. So what this is telling us is that these three things have to be more than X. Vuol dire che quelle tre cose devono essere di più rispetto all'X. C stands for change. Il C vuol dire cambiamento. So three things you need. Tre cose che ci vogliono. A, what's the first thing you need? Qual è la prima cosa che serve? The first thing you need is you need to be sufficiently dissatisfied with the status quo. La prima cosa è che bisogna essere abbastanza dissoddisfatti dello status quo. Insoddisfatti dello stato attuale. In other words, you have to reach, in simple words, you have to reach the point of being really fed up with the way things are. Ovvero bisogna essere proprio stufi delle cose di come sono. If you're not fed up enough, then some part of you will say, I'm fed up, but it's not so bad. Se uno non è abbastanza stufo, no, dirà, beh sì, sono un po' stufo, però non abbastanza. And therefore you, whether you want change, when change comes you will avoid it. E quindi anche se arriva il cambiamento, lo eviterete. Or you'll convince yourself and say, not yet, maybe later. E uno si convince e dice, beh, non ancora, forse è troppo. Or you'll invent excuses saying, but if I change now, this will happen, not the right time. O uno si inventa delle scuse e dice, beh, se cambio qua adesso, poi succederà così. But to be sufficiently dissatisfied, at that point you say, that's it, I've had enough. E quindi bisogna essere arrivati al punto, insoddisfatti abbastanza da dire basta. And remember, it's nothing to do with other people, it's to do with yourself. E ricordatevelo, non ha niente a che fare con gli altri, si tratta di voi stessi. B. Il B. B is desire for the future state. Desiderio dello stato futuro and clarity of the steps involved to get there. E chiarezza dei passi coinvolti per arrivarci. Which means after this change process, how will things be? How will I be? Ovvero, dopo questo processo di cambiamento, come saranno le cose? Quale sarà il risultato? How much do I want that? E quanto lo voglio? And secondly is, how clear am I about what I have to do to get there?
e in più quanto sono chiaro su quel che devo fare per arrivarci. Sometimes if you don't have enough clarity, you do nothing. A volte no, se uno non ha abbastanza chiarezza, finisce per fare niente. It's like you have so much to do, but you don't know what's the first step. È come hai tanto tanto da fare, ma non sai come fare il primo passo. So you just kind of wait and wait and wait. E quindi uno aspetta, aspetta, aspetta. It's like if you go into a, if you have so much washing up to do after a party. Tipo hai tantissimo da lavare dopo una festa, porta a casa. I don't know where to start. E uno dice, non so da dove iniziare. So just close the kitchen door and go out. Chiudi la cucina e esci. So if you don't know the steps involved, then you sort of you're paralyzed. E quindi se non sai quali sono i passi da fare, finisci per essere come paralizzato. We call that as implementation paralysis. Vuol dire paralisi implementare. Della realizzazione. So that's the second thing, see. And then. E poi. There's a third thing. La terza cosa. Which is also very much part of the change process. Che è molto parte del processo del cambiamento. That is any kind of change will create some disruption in your life. Disruption, some disturbance. Qualsiasi tipo di cambiamento porterà disturbo alla vita. Your patterns will be disturbed, for example. I vostri schemi, per esempio, saranno disturbati. Changing translator? You can change as well. Doctor, would you like to? Dice, cambia la traduttrice, posso cambiare anch'io? So just to recap, any kind of change will create some disruption in your life. Giusto per ricapitolare, ogni tipo di cambiamento crea un disturbo nella vita. And so D is your ability to accept the disruption which will come in your life. Quindi la D rappresenta l'accettazione della turbolenza che avviene nella vita. Are you prepared to accept that disruption? Siete preparati per accettare quella turbolenza? So anything, for example, if you want to be a champion runner to win the races. Qualsiasi cosa, se volete essere un corridore campione che deve vincere la gara. Say there's 10 people who say we want to be champion. Per esempio, diciamo 10 persone che tutte vogliono essere campioni. Right. The coach says, okay, I will make all of you champions. E l'allenatore dice, ok, io renderò tutti campioni. He says, for 3 months, this is what you have to do. E allora, per 3 mesi, questo è ciò che dovete fare. 6:30 every morning, you come to the racetrack to run. Quindi alle 6:30 di mattina venite al campo di corsa. No more chocolates. Niente più, no more chocolates. Niente più cioccolato. No more cakes. Niente più torte. Yeah. And you sleep early. Andate a letto presto. No, so he gives them rules, rules. Quindi gli date una serie di regole. Immediately five of those 10 say, this is too much disruption. Subito 5 di quelle 10 diranno no, troppo sconvolgimento nella mia vita. Yeah. Three others say, yeah, I'll try it for some time, I'll see how it goes. Tre diranno, ok, ci provo, vediamo poi come va. And maybe only one or two say, I will do it. Soltanto uno o due diranno, ok, direttamente. So this is also asking us that if I want to change something in my life, am I prepared for at least some short-term disruption? Quindi, se voglio un cambiamento nella vita, sono pronto per accettare almeno un po' di turbolenza? If I'm not prepared to accept that, then the change doesn't happen. Quindi, se non sono pronto per accettarlo, il cambiamento non avverrà. This also reminds me of another formula here.
Questo mi ricorda un'altra formula. That is any kind of ambition you have. E cioè qualsiasi genere di ambizione abbiate. Ambition is always partnered by something. L'ambizione è sempre accoppiata a qualcos'altro. The partner of ambition. Il partner dell'ambizione. Is some kind of sacrifice. È qualche genere di sacrificio. Means if you want something, you have to give up something else. Cioè, se volete qualcosa, dovete accettare di dar via qualcos'altro. Few people are ready to do that. E poche persone sono pronte a farlo. Most people want something new, but they want to take the old with them as well. Tante persone vogliono qualcosa di nuovo, ma vogliono portarsi dietro anche il vecchio. E così non funziona. So here, these three things are required. Quindi qui sono richieste, ci vogliono tre cose. And they have to be more than X. E deve essere più della X. X represents what you have to give up forever. La X rappresenta ciò a cui dovete rinunciare per sempre. X is called the cost of change. La X rappresenta il costo del cambiamento. If the cost of change is greater than A, B, and D, then the desire for change remains a desire. Quindi se la X è più grande di A, B, C, il desiderio rimarrà solo un desiderio. And I'll keep having my coffee and say, I don't like the situation, I don't like the situation. Month after month after month, same old things. Continua a dire, mi piace questa situazione, mi piace questa situazione, mese dopo mese, ma non cambia niente. What's important for every person? Ciò che è importante per ogni persona is to ask myself, what do I really want? È domandarsi, cosa voglio davvero? What's really important to me? Che cos'è davvero importante per me? And if I'm not ready for change, that's also okay. E se non sono pronto per il cambiamento, va bene comunque. As long as I admit that, as long as I know that. Fino a quando però lo ammetto, fino a quando lo so. So whatever situation I'm in which I don't like, am I ready to make some changes in that? Quindi qualsiasi situazione che non mi piace, sono pronto a fare qualche cambiamento? Now, there is something else to look at, which is concerned with the meaning that we give to things. C'è qualcos'altro che dobbiamo, sul quale dobbiamo soffermarci, che ha a che fare con il concerno? Giving meaning to things. Quindi che ha a che fare con il significato delle cose. Should that be AC or BC? Dovrà essere AC, BC. That be AC or BC? Dovrà essere AC o BC? B. Con lo schema lì. No, it's not to do with this. Ah, it's not with this. Ah. Non c'entra niente lo schema. Ah. AC or BC means after coffee or before coffee? Ah! AC, BC vuol dire prima o dopo il caffè. I think maybe we're ready for a little break. Sì. Magari ora siamo pronti per fare un piccolo break. Before we go, let's just have a moment of silence. Prima di andare via, facciamo un momento di silenzio. Okay, so in this silence, just reflect on maybe what was useful for you. Nel silenzio che facciamo adesso, magari riflettete un attimo a ciò che potrebbe essere utile per voi. After the break will be a little bit change of dynamics, we'll be having some little group conversations. Magari dopo il break facciamo un piccolo cambio della dinamica e facciamo dei piccoli lavori di gruppo. So, if you want, you can just close your eyes. Se volete potete chiudere gli occhi. Just speak a few simple words. Dirò solo alcune parole. So there is the outer world and there's an inner world. C'è un mondo esteriore e un mondo interiore.
inside, the inner world, there are my thoughts. E dentro al mondo interiore ci sono i miei pensieri. I am the creator of my thoughts. E io sono il creatore dei miei pensieri. No matter what I see or what I hear outside of me. Non importa ciò che vedo o cosa sento fuori di me. I choose thoughts of peace. Scelgo pensieri di pace. Choose thoughts of joy. Scelgo pensieri di gioia. I choose thoughts of self-respect. Scelgo pensieri di autostima. As this peace, this joy is my personal priority. Perché la pace e la gioia sono la mia proprietà personale. I will keep this with me at all times. E tengo tutto questo con me per sempre. Anche se non è un'esibizione, mi piace molto questo canto che dedichiamo a un testimone di pace che è qua con noi. E si chiama, è un canto ebraico e dice: arrivederci amici, pace, pace, shalom. E fa così, quindi sono pochissime note e mi piacerebbe che poi lo faccio un po' di volte, qualcuno pian piano viene a cantare con me. E fa così. Shalom Kavir, Shalom Kavir, Shalom, Shalom, Leitraot, Leitraot, Shalom, Shalom. Vorrei fare qualche piccolo gruppo di scambio
But first, just a little sort of introduction. Farò una piccola introduzione ora. Because one is to have the will change. Una cosa è avere la volontà di cambiare. But along with that, you need the strength to be able to change. Ma assieme a questo sarà necessaria la forza per il cambiamento. I don't have the willpower, I don't have the strength. E questo, come dire, non ho la forza di volontà, non ho la forza. And so for that we have to see where is our energy, strength going, such that we don't have access to it. E quindi, per capire questo, dobbiamo cercare di comprendere dove va il potere, la nostra energia. So here's another little formula just to remind us of the importance of conserving our energy. E qui c'è un'altra formula che ci permette di capire come salvare la nostra energia, come preservarla. So here we have the result of something. Lì c'è il risultato di qualcosa. And that's very much connected to the effort that you make. Ed è connesso allo sforzo che c'è da fare. In other words, the result is the output of something. Naturalmente il risultato è l'output di qualcosa. The effort is the input. E lo sforzo è ciò che entra, l'input. So you may say that as much as is your effort, so is your result. Quindi, tanto quanto sarà lo sforzo, così sarà il risultato. Sometimes you may find I'm making a lot of effort, but I'm not really getting anywhere. Nothing is really changing. Certe volte capita che si dica sto facendo molto sforzo, ma non vedo il risultato, non cambia nulla. That's because the result is the effort you are making divided by the waste that you are also producing. Perché ciò succede? Perché lo sforzo che viene immesso va diviso per lo spreco che anche viene, diciamo, immesso durante lo sforzo. Think for example, let's say I give you a bucket and I ask you to fill it full of water. Faccio un esempio, vi do un cestino, vi do un secchio e dovete riempirlo di acqua. So you put it under a tap, you open the tap and the bucket seems to be filling up, but it doesn't fill up. Quindi mettete il secchio sotto al rubinetto, il rubinetto fa uscire l'acqua, sembra che si riempia, ma in realtà non si riempie. You open the tap fully, you make sure the bucket is under the tap, but still it doesn't seem to be filling. Vi assicurate che il rubinetto sia del tutto aperto, spingete bene il secchio sotto, ma il secchio non si riempie. You realize there is a hole at the bottom of the bucket. E allora realizzate che c'è un buco in fondo al secchio. So no matter how much effort you make, if there's a hole, if waste, water is being wasted, you never get the result you want. Quindi non importa quanto sforzo ci mettiate, poiché c'è il buco, il risultato non viene mai ottenuto. So often in our lives, in order to improve the result of any situation, something at work or some relationship in your life, what we tend to do is we pay attention to making more efforts. Nella vita di solito quello che facciamo quando vogliamo cambiare qualcosa, magari al lavoro, è abbiamo la tendenza di mettere tutto l'accento sullo sforzo, quindi di mettere sempre più sforzo. Now, let's do some simple maths. Facciamo un po' di matematica. If you make more effort, se fate più sforzo, but the waste stays the same, what happens to the result? Ma lo spreco è il medesimo, cosa succederà al risultato? Increases a little bit. If you make more effort and you reduce the waste, ma se fate lo stesso sforzo e riducete lo spreco, what happens to the result? Cosa succede? Yeah, it's a big jump. A big jump. C'è un grande salto. Yeah. In other words, do the right thing more and do the wrong thing less. Cioè, in altre parole,
c'è da fare di più la cosa giusta e di meno la cosa sbagliata. Both things have to be paid attention to. E entrambe le cose va prestata attenzione. Practical example. Un esempio pratico. Let's say you want to reduce your weight and reach your ideal weight. Diciamo che volete ridurre il peso corporeo per raggiungere il peso ideale. So you might make effort, you may go running, you may go to the gym, it's good. Per esempio, fate lo sforzo consisterà nell'andare in palestra, nel fare correre. But if you're still eating lots of pasta, pizza and gelato. Ma se continuate a mangiare pasta, pizza e gelato, there'll be a little improvement. Ci sarà un miglioramento piccolo. But if you exercise and you change your diet, then the result will be quicker. Se fate esercizio e modificate anche la dieta, allora il risultato sarà più veloce. So in my life, with my thoughts, do the right thing more, but where I'm wasting my thought energy, I have to reduce that wastage. Quindi nella vita, cioè sì, penso a come fare, ma devo anche ridurre lo spreco di quel pensiero che consuma energia. Waste thoughts and negative thoughts are the enemy of personal growth. I pensieri sprecati e i pensieri negativi sono i nemici della crescita personale. Of course there are situations and people which may not be as you like. Certamente ci saranno persone e situazioni che potrebbero non piacervi. I mustn't get lost in thinking about that over and over again. Ma non bisogna perdersi nel continuare a pensare a quelle persone e a quelle situazioni ancora, ancora, ancora. Plus our conversations. Our conversations as well. La nostra conversazione anche. Let's make our conversations meaningful, positive, constructive. Rendere le nostre conversazioni piene di senso, costruttive. So now we're going to do that. E ora lo faremo. So I'll ask you to get into maybe groups of about four, just spin your chairs around, little groups of four in the whole room. Formate dei gruppi di quattro persone semplicemente girando le sedie. We're going to be having some conversations. Così faremo qualche conversazione. Yeah, so make little circles a bit. Fate dei cerchi di quattro persone. Di condividere le risposte che avrete trovato nel nostro piccolo gruppo. Clear? È chiaro? Ok, so just close your eyes. Chiudete gli occhi. Also, no need to write anything. Non c'è bisogno di scrivere nulla al momento. Chiudete gli occhi. You're free from your pens and paper. Così siete liberi dal quaderno e la penna, magari mettetevi qui tu. So these are all questions concerned with one's own personal growth. E questa domanda ha a che fare con la propria crescita personale. So what about knowing yourself? Per conoscere voi stessi. So just close your eyes. Chiudete gli occhi. And here comes the first question. E ora giunge la prima domanda. So think of times in your life when you did things well. Pensate a un momento nella vostra vita in cui avete fatto le cose bene.
Could be at home, or at school, or at work. Potrebbe essere a casa, oppure a scuola, could o ancora al lavoro. Could be something very small, or could be something big. Può essere una cosa piccola, oppure qualcosa di grande. Anything, but you did something and you did it well. Qualsiasi cosa. Avete fatto una cosa e l'avete fatta bene. So at those times in your life when you were successful or you did things well, what personal strengths or abilities were you using at those times? Quindi in quel momento in cui avete fatto quella cosa e l'avete fatta bene, qual è stata l'abilità personale o la forza che avete messo in campo per ottenere successo? Just to summarize, what personal skills, strengths, abilities did you use at your times of success in life? Riassumendo, quale forza personale, quale abilità avete usato in quel momento per ottenere successo? Just think about that for a moment. Pensateci un attimo. Only one. Just one. Just one. Okay, there, just open your eyes. E ora aprite gli occhi. Just share your answers with those in your group. E condividete la risposta con gli altri nel vostro gruppo. So 5 minutes, per un 5 minuti. Se posso suggerire, lo dico io, cercando di tenere il volume della voce un po' bassino. So, we're gonna come to question 2 now. Arriviamo alla domanda numero 2. Before we come to question 2. E prima della domanda numero 2. I just ask one person from each group to stand up, please. E vi chiederei una persona per ogni gruppo se può alzarsi, per favore. Una per ogni gruppo. Senza parlare, per favore. Nothing bad will happen. Le persone che sono in piedi, just join another group. Semplicemente si uniscono a un altro gruppo. There are people you know, of course, in your family and at work. Ci sono persone nella vostra famiglia o al lavoro. Of course, there are some close friends and others maybe not so close. Alcune di loro sono amici, altri un po' meno amici. So the question is this. La domanda è questa. What do other people like most about you? Cosa piace agli altri di voi maggiormente? What do other people like the most about you? Cosa piace di voi agli altri maggiormente?
Just think about that for a moment. Pensateci un attimo. Just open your eyes. Aprite gli occhi. Scegli un rubia. 5 minutes and 18 seconds for this. Questa volta avete 5 minuti e 18 secondi. Dove siete? E siamo alla domanda numero 3. So once again, before question 3, I ask one person from each group to stand up who did not stand up before. Chiederei a ognuno, una persona di ogni gruppo, di alzarsi, qualcuno che non si è alzato prima, ovviamente, uno per gruppo. Adesso aprite gli occhi. Share your group and you have 3 hours to share. 3 ore. let's say 5 minutes, 10 seconds. Diciamo 5 minutes, 10 seconds. Right, but before we come to the final question, una persona da ogni gruppo che si alza e cambia. Thank you.
baby is born today. Immaginate che oggi è nato un bambino. And you're invited to see this child. E voi siete invitati a visitare, a vedere il bambino. And you are asked just to give some advice for life to this child. E vi viene chiesto di dare un consiglio per questo neonato, per il beneficio della sua vita. Just one sentence, which is advice for life. Una frase soltanto che è un consiglio per la vita. Something this child can use in childhood and youth stage and adulthood and old age. Una frase che rappresenti qualcosa di così utile per la sua infanzia, per la sua adolescenza, per la sua maturità, per la sua vecchiaia. So from your own experience, what one sentence would you give as advice for life to this new person? E dalla vostra esperienza, che consiglio dareste riassunto in una sola frase a questo neonato? Per la vita. Just think about that. Pensateci un attimo. Tutto questo contribuisce a creare un'atmosfera che ci elva. And if you keep your thoughts, you know, on that level of high quality thoughts, positive thoughts, powerful thoughts, it's going to change your reality. E se continuiamo a mantenere il nostro livello di pensare così positivo, così elevato, così potente, questo cambia la nostra realtà. Let me not use my energy to sustain an old or negative situation, and use my energy to create the new and to continue to grow. Quindi scelgo di non usare la mia energia per sostenere quello che è vecchio, ma per sostenere quello che è elevato e mi fa progredire in avanti. Yeah, so just in summary, you know, there are like three things to look at. Per riassumere, ci sono tre cose che possiamo valutare. One is events which happen. Uno sono gli eventi che accadono. Two is the meaning you give to the events. Due è il significato che diamo a quegli eventi. And three is the way you feel about it. Tre è come mi sento rispetto a quelli. And your feelings that creates your situation. Perché è il mio sentimento che creerà quella realtà. So you can't control the events. Non possiamo controllare gli eventi. But you can control the meaning
you are giving to the events. Ma possiamo controllare il significato che diamo agli eventi. That's what we have to pay attention to. Ed è a quello che dovremmo prestare attenzione. Don't be lost in the event or what he said, what she did, what they did. Piuttosto che perdersi nell'evento stesso, cosa ha detto, cosa non ha detto, cosa è stato fatto. Choose to give higher meaning. Choose to give better meaning to the events. Scegliete di dare un significato più alto a quello che è successo. For example, we use the idea of seeing things as a school, seeing things as a learning experience. Per esempio, abbiamo scelto di vedere la vita come una scuola e noi come studenti. When you change the meaning, you change your feelings. E quando cambio il significato che do, cambio il sentimento. You change the energy which your mind is giving to a situation. E cambio l'energia che la mia mente immetterà alla circostanza stessa. That changes your situation ultimately. E quello in ultima analisi cambia la situazione. Yeah. Does it make sense? Ha un senso? Sì. Not only the event, but only the meaning you give to the event. Non trattenete l'evento, ma il significato che gli date. Okay, we're sort of coming to the wrap-up of our session today. Stiamo facendo un po' un riassunto, un riepilogo del servizio. I know somebody wanted to ask a question. C'è qualcuno che aveva delle domande? The question is still there. Ecco la domanda, sì. Rispetto alla prima parte, considerando il fatto che sta all'inizio, e l'equazione che la parte è uguale a un che deve essere the equation that you did. Questi passi, questi step, consentono di superare la parte inconscia. Those steps are able to make me overcome the subconscious state. Antonella poi ripete la domanda, questo singolo bene. Ha detto se l'equazione che ha fatto vedere prima è in grado, quel processo, di cambiare anche la parte inconscia, giusto? Di superare la parte inconscia che limita. So di overcome the subconscious mind, is the equation valid for that too? Yeah, it actually is very much to do with the subconscious mind. E ha molto a che fare con la parte inconscia. Because as we said earlier, that it could be, I want change, but I'm afraid to let go of something. E potrebbe essere che voglio un cambiamento, e però sotto sotto trattengo qualcosa per cui non riesco. Or I want change, but I'm not ready to accept the disruption that's involved. Ovvero voglio un cambiamento, ma non sono pronta ad accettare la distruzione di quello che implica il cambiamento. Okay, so that part which asks you, are you ready to accept the disturbance or the disruption involved in the change process? Quindi siete desiderosi, avete voglia di accettare la distruzione di quello che implica procedere verso qualcosa di nuovo. So the formula is like a mirror in which I can just look in my own heart, I can look in my own subconscious and see, okay, maybe I'm saying I want change, but do I really want it? E quella formula è un po' uno specchio che mi fa chiedere, voglio veramente cambiare? And it's important to know, if I'm not ready for change, it's okay, I shouldn't fight with myself. Se non sono pronta al cambiamento, non dovrei litigare con me stessa comunque. I should be at peace with myself and say, okay, not now, maybe later. Potrei essere in pace in un certo senso e dirmi, okay, forse non è per ora, ma più tardi. That's a way like, you know, to look inside the inner world and understand, let me go in one direction, not, you know, part of me going this way, another part of me going that way, another part of me going the other way. Ma l'importante nel guardarsi dentro è decidere una direzione in modo da non disperdersi in tante altre direzioni. As it is said, success respects focus. E come diceva, il successo è connesso con essere focalizzati. Yeah, when my mind is really focused, then success follows. Quando la mente è realmente focalizzata, il successo segue o consegue. And for me, you know, what I find, if ever I feel a bit disoriented, per me, se mi sento un po' disorientato,
or if I feel something, a loss of motivation when I'm doing something, o se nel fare qualcosa mi sento un po' demotivato, I come back to these basic questions. Torno sempre alla domanda di base. Who am I? Chi sono? Why am I doing this? E perché sto facendo questo? What's the purpose of doing this? Qual è lo scopo? What's the aim here? Qual è l'obiettivo in questo? Where am I going? Dove sto andando? Now, so these questions like take me to the engine room of my soul. Sono queste domande che mi portano nella stanza dei motori dentro. And it's, I think it's very important for us just to dwell on these kinds of questions to really, you know, to get to the very core of who you are as a person. Ed è importante andare a quell'essenza del sé, no? Tramite queste domande. And then to be able to activate those answers whenever you feel a bit lost, maybe. E quando vi sentite un po' persi, attivate delle risposte a quelle domande. Okay, so we're going to end with a meditation. Finiremo con una meditazione guidata. I hope it was useful for you these last 3 hours. E spero che queste 3 ore siano state utili per voi. I hope there's something you can take away with you that you can apply in your life straight away. E spero che questo vi dia degli strumenti per volare avanti. Is that so? Sarà così? Yes. Okay, one person like this, so thank you very much. Richard, you've got a question. La domanda è, c'è un documentario molto conosciuto dove dicono attenzione uguale energia. Mi sembra concordare con quello che dice lui, no? Puoi dirlo anche in inglese, visto che è la tua lingua? So there's a documentary which is quite well known in Italy where they say that attention equals energy. It seems to sum up what you've been... Yeah, that's beautiful. It's that simple, apparently. So it's focusing, yeah. When you said focusing, you know, so you get energy from paying attention. Yeah. Quindi è molto semplice, dove c'è attenzione, cioè dove c'è energia c'è attenzione. It's very true. Thank you, boss. Grazie, molto bene. Okay, so quindi fare una meditazione guidata direttamente in italiano. Quindi ok, la guideremo in due modi, che è sempre molto preciso. E visto che c'è Yogesh, che come dice il nome hanno gli occhi, quindi qualcuno che ha l'abilità, l'esperienza di connettersi, perché Raja Yoga, che è quello che noi pratichiamo, significa la connessione con il Supremo. Perciò quando uno si concentra entra non solo in connessione con il sé, ma in connessione con il Supremo. E quando questo accade c'è un'energia che viene convogliata naturalmente per voi da usufruirne. Quindi mediteremo ad occhi aperti, chi non è abituato provi, può essere una bella novità, e focalizzate il vostro sguardo sulla fronte di Yogesh o anche sulla mia, comunque usate Yogesh che qua è un ospite, e seguite le parole e con gli occhi guardate la sua fronte, perché lui vi passerà in rassegna guardandovi, ma non vi vedrà, non vedrà come siete pettinati, come siete vestiti, vedrà l'anima. E quindi può essere motivo di esperienza. Quindi gli occhi sono aperti, una musica ci accompagna. Il corpo è molto rilassato sulla sedia come se fosse tarpeggiato e per qualche istante non lo sentiremo. E ci focalizziamo sul mondo interiore, quel mondo infinito, vasto, profondo che ci appartiene. È a quel mondo che vogliamo tornare per riscoprirci e per crescere dentro, per ritrovare quella miniera d'oro che ci rende più saggi, più pronti ad affrontare la vita.
più le tante sfide che posso iniziare a vedere con uno sguardo diverso, cambiando la mia visione, i miei pensieri, i miei sentimenti. E nella mia mente, questo grande laboratorio dove creo pensieri, voglio creare pensieri positivi, pensieri che mi danno un benessere profondo, pensieri di pace. È come se l'anima, ciò che sono, si meritasse di tornare a quella pace, perché lo è. Perciò mi ripeto silenziosamente dentro: io sono pace. Lo sono sempre stata, ma l'avevo dimenticato, adattandomi come l'uccellino in gabbia. L'anelito della libertà, puoi uscire con la gabbia, i pensieri inutili, negativi, contorti. Profondamente siamo così semplici, così innocenti, così puliti. C'è una profonda bontà che ci accomuna. Perciò ripeto nella mia mente tre volte: io sono pace e ho tutto il diritto di sperimentare, di essere, per poi condividere e creare armonia intorno a me, anche quando gli altri non la creano. A maggior ragione, quando gli altri non la creano, diventa ancora di più la mia parte. Mantenere un pensiero di pace, di benevolenza, per rendere mondo. E a chiunque vi passi per la mente, comunicate. Anche loro sono esseri di pace. Io sono pace. Tu lo sai, questo è il dialogo tra voi e il mondo. Io sono pace e anche tu lo sai. Questa energia pulisce la mente, arricchisce il cuore. E quando il mio mondo interiore cambia, il mondo cambia. Provate a ripetere qualche volta: io sono pace. E a chiunque vi passi per la mente, direte: questo scioglie vecchi nodi carici, facilita la risoluzione di conflitti.
accende la luce che l'anima è. Per tornare vicino a sé, e alla luce. Il pensiero con cui lascerete questa sala oggi, un pensiero che vi accompagnerà, se volete, è io sono amore. Lo direte a voi stessi e a chiunque vi passi per la